praticamente questa che oggi stiamo andando a chiamare Roma Sinistra Unita, Sinistra Unita, e soprattutto la sinistra che fa quello che dice. È la sinistra che nel nostro territorio per tanti anni, per il nostro modo di stare nelle istituzioni soprattutto, qua c'è, diciamo, parte davanti agli occhi Vittorio Mazzone, Gennaro Latina e Nando Tanna, che sono stati gli uomini impegnati nelle istituzioni per anni, dalle fondazioni comuniste alla sinistra critica. E noi lo possiamo dire perché da quando siamo stati nella prima giunta Giuseppe De Rosa, che ci siamo scappati perché portarono dei piani lottizzazioni selvaggi, a quando abbiamo fatto una battaglia netta alla seconda giunta di Giuseppe De Rosa, all'opposizione, all'ultima giunta Ferrara e alle regioni fantiste. Quindi questo è il punto concreto sulla quale ci stiamo adesso ridiscutendo del percorso da fare, perché soprattutto è la sinistra che nel nostro territorio ha fatto quello che ha detto, e questo è il punto importante. Dopo di ciò io volevo dire che volevo far capire a tutti i presenti che noi come militanti comunisti, per il percorso che stiamo avviandoci a fare, ci stiamo mettendo molto molto in discussione, e questo è bene che lo sappiano tutti, perché comunque non è un qualcosa che deve scuotere soltanto noi, perché penso che adesso, se veramente tutti quanti noi crediamo che questo momento storico qua è un momento ideale per riformulare una domanda di cambiamento, allora penso che il motore di questa domanda di cambiamento non può che essere la partecipazione democratica dei cittadini. Perché guardate, io penso che fra di noi ce lo possiamo pure dire, da tanti anni ormai c'è le classi politiche hanno ucciso 5 generazioni casoriane, cioè dai polizi, ai Casillo, ai Graziuso, al patto per il processo, veramente hanno ucciso 5 generazioni casoriane, ormai hanno gestito Casoria come una cosa loro e non come una cosa pubblica, l'amministrazione comunale. Si vede con quello che hanno fatto con il palazzetto dello sport, che è una struttura che dovrebbe essere messa a disposizione della collettività, invece l'hanno data per pochi soldi a un privato per fare le sue ricchezze. Si vede con come hanno gestito Casoria, si vede con tantissime cose con la loro gestione privatistica. Però io penso che dietro questo ci sta anche una responsabilità, soprattutto dei cittadini, perché il silenzio di chi non ha parlato mai, perché io penso che la gestione privatistica della cosa pubblica può avvenire là dove non c'è una comunità che vuole affermare veramente un bene comune, cioè dove ci sta un vissuto privato soprattutto. E io, cioè, quello che vorrei dire ai cittadini, quello che domando sempre alle persone che incontro pure per strada, che fino a quando loro nel loro vissuto privato possono stare anche bene, fino a quando tu nella tua famiglia puoi avere anche un lavoro, quando sceglierai la tua prigione d'oro, tu troverai una società sempre più imbarbarita, perché tu non hai fatto un cazzo. Questo è il problema di tutti. Allora quello che noi dobbiamo mettere in discussione, e lo dico da militante di un'organizzazione politica comunista, è superare anche il concetto di delega, perché guardate, sentendo anche prima il discorso di Anillo, giustamente poi tra la politica e i cittadini si avverte un distacco abissale, perché molto spesso si pensa che la politica non è un concetto nobile come la posso intendere io, la politica è soltanto il servizio per i propri beni personali come l'hanno fatto intravedere negli anni in cui hanno governato Casoria. Io penso che questo va superato con superare il concetto di delega, perché noi la vera alternativa, la vera rivoluzione sta in questo, sta nel dimostrare che nel momento in cui noi andiamo ad attuare il cambiamento, noi sviluppiamo un processo di democrazia partecipativa per la quale c'è stato controllo cittadino su tutto quello che riguarda il vissuto amministrativo, politico della nostra città. C'è stato controllo cittadino sulle società come caso di ambiente, c'è stato controllo cittadino sulle strutture sportive, sulla scuola e su tutto. Questo è il baluardo della democrazia, però questo qua è un processo che non possiamo soltanto pescare dall'alto, questo lo dobbiamo far capire alla gente guardando negli occhi per strada, che se è un qualcosa che ha da partire, perché dobbiamo affermare tutto quanto assimo bene comune, non lo possiamo affermare soltanto noi come organizzazioni politiche. Questo è un discorso che noi, cioè, a cui noi dobbiamo tenere più di ogni altra cosa. Poi permettetemi un po' che... Poi, scusa, volevo dire, visto che ci stanno anche gli amici del PD, io volevo dire che volevo fare un passaggio su quelle che saranno la prossima tappa elettorale, che per noi hanno fatto bene a ricordare i compagni un momento. Però guardate che se
se non si sceglie un'alternativa a quello che è stato il a quello che sono state le classi dirigenti per tanti anni a Casoria, che hanno imbarbarito Casoria, se non si sceglie veramente un'alternativa, se non si va da un'altra parte, le responsabilità di chi sarà con loro saranno drammatiche, perché noi faremo il nostro percorso, noi guarderemo la gente negli occhi, li guarderemo a testa alta, ma la responsabilità nel momento in cui non si crederà nel cambiamento, perché non si richiede questo momento storico per cambiare la nostra città, il posto della nostra città, saranno drammatiche. E volevo dire un'ultima cosa, e permettetemi, da militante convinta, un tocco di romantica ideologia. Volevo dire, io ho sempre creduto, adesso sto ascoltando i disoccupati e mi è venuta a me tutta. Io ho sempre creduto che questa bandiera appartenesse più agli ultimi che a chiunque altro. E mi piaceva ricordare una frase di qualche anno fa di Paolo Pasolini, che diceva una cosa del tipo: si diventa stracci che più povero ci dentro, e questo penso è il lavoro più forte che possiamo fare.